parlava un po' di che degli amici di Rovigo ci scrivono, ci hanno chiesto dov'è Pippo, dov'è Pippo, dov'è Pippo. E oggi abbiamo come ospite Pippo, Pippo Voice. Ciao Pippo. Buona. Ciao Ala, buongiorno ciao, a tutti. Come ciao. Stai? Tutto bene? Bene, bene, bene. Come va Rovigo? A parte sto... Ma... Va. Fino a un certo orario bene, dopo le 10 non c'è più nessuno. spariti, bene, dai. Ascolta, spariscono tutti. Raccontami un po', perché io so che tu sei un super organizzatore, intrattenitore, e poi oltretutto sono andato anche a spulciare nel web, io ho spulciato tanto. Scrivendo sia. Pippo Voice, Rovigo, anche scritto, perché giustamente ho dato il riferimento a Google in questo super cervello digitale, e ho scoperto magicamente... che io devo chiederti conferma se ho ricevuto questa foto qua, guarda, eccolo qua. Ma scusa, tu dove sei sta foto, per capire? Cioè è vero, quello ci con sei? Gli occhialini e col tigrato leopardato bianco nero, quello è vero, allora sì. È vera questa foto, è vera. Sì. Perché sai, con questi capelli sì. Bianco biondo che ti ritrovi oggi sono un po' strana, cioè. Ma oggi era, ho voluto fare un mix dagli anni 90 ad oggi, diciamo. Ma dove eri? Eri coi Datura, precisamente dove? Cosa succedeva e quanti anni sono passati più che altro? Allora, diciamo negli anni 90 sì. Eravamo alla discoteca Piramidi, dove ero vocalist e direttore artistico. Organizzavo tutte le feste ogni domenica pomeriggio delle Piramidi. 2000, 2500, 1800. Ti sei frizzato, ma secondo me adesso ti sfrizzi. Ho questo presentimento, vediamo, eccolo. E quindi assolutamente Piramidi e musica, intrattenimento, serate. E ad esempio questo sei tu, con Corona. La mitica, la mitica Corona. Sì. Quante ne avete combinate in quegli anni soprattutto? Tantissime. Dico che sempre che sono stati gli anni più belli della mia vita, perché ne abbiamo fatte di cotte e di crude, veramente, come dicevi te all'inizio. Ci credo. È stata una grande esperienza, sì. Diciamo che io avevo cominciato già da appena finite le scuole a organizzare qualcosina, quindi all'età di 14-15 anni, così. Mia madre mi chiese e mi disse: ma cosa vuoi fare te? Io ho detto: vorrei far cabaret. Allora mi ci penso io, mi dice, e mi ha mandato a lavorare in una pasticceria a fare i cabaret di pasta. Gli ho detto: mamma, tu non capisci niente, meglio che mi arrangio io. E così ho cominciato la mia carriera di... Hai capito, la mamma, il cabaret di pasta, ci penso io al cabaret. Però dal cabaret, comunque, seriamente parlando, poi comunque ho visto che nel 2015 insomma è arrivato anche questa cosa molto molto carina, interessante, un film. Sì. Diciamo è nato per... Dimmi. Che parte facevi in questo film? La parte del cattivo. Facevo la parte del cattivo. È nato tutto per gioco. E dovevo fare una piccolissima comparsata, diciamo. Invece gli sono piaciuto al regista, non so come, non so perché. Mi hanno inserito nel cast e abbiamo fatto quasi un anno di riprese, perché era una cosa amatoriale ora della fine. Però è venuto fuori un film di 3 ore. È andato in onda sulla 9, Caffè 24, adesso è stato tradotto in tedesco, sta andando in Germania anche, presentato al Cinema di Venezia come film amatoriale, diciamo. E quindi un intrattore ironico, simpatico come te, alla fine gli hanno fatto fare la parte del cattivo. Infatti il regista mi spronava, mi urlava dietro, mi offendeva per farmi arrabbiare su alcune scene, che ce n'è una in particolare che uccido una persona. Vatti a vedere il trailer, visto che stai cercando di me, guarda il trailer, commissario Maretti, e vedrai alcune scene sono molto belle, girate in quasi tutto il Veneto. Fatelo anche da casa. Padova, Vicenza, Verona, eravamo giù ai Lidi, anche sulla Romea, che avete toccato locale, anche Verona, quindi mi sembra di sì, che abbiamo girato qualche piccola scena nei boschi, qualcosa del genere. Ecco, lì eravamo alla presentazione del film, qua con la mitica Jessie Voice, una mia carissima amica, che facciamo serate insieme. Certo, che ci sarà guardando. Intrattenimento. Adesso io ci conto sicuramente in un suo messaggio, quindi mi raccomando. Jessie, vediamo, Voice. Sì, perché tanti dei miei amici stanno lavorando, quindi qualcuno si sta collegando col telefono. Ma poi avremo comunque tutta la parte della diretta, cioè della replica, quindi potranno anche andare. Sì, si potranno vedere. E invece raccontami, certamente, un po' di te. Arriviamo al discorso del cabaret, quindi partiamo dal principio. Alla fine oggi anche un sacco di cose sul cabaret, barzellette. Tu so che sei molto preparato e qui ti voglio, quindi adesso
raccontacela. dai, sicuramente allora, hai qualcosa, raccontacene una. Sì, sì, sì. Allora, partiamo dal presupposto che io ho sempre raccontato barzellette, quindi sempre stato il trainer anche di tutte le fine serate, le cene che si facevano nelle fine serate. E, praticamente, anche durante la quarantena, visto che tutti quanti, la prima quarantena che abbiamo fatto, tutti quanti mettevano solamente poste, cose un po' tristi, sì, balconi, non balconi, io mi sono inventato il mio piccolo studio a casa, mi sono scaricato un paio di applicazioni sul telefono e ho creato quasi 40 video barzellette con sfondi, musiche adatte e tutto quanto, una cosa fuori dal normale, ed è stato molto apprezzato perché io tutte le mattine indistintamente davo il buongiorno con una barzelletta col sorriso che portavo a casa. Bello, gente. Complimenti. Eh sì. Allora, come dicevi te anche all'inizio, chiaramente noi facciamo adesso, io sono curioso, me ne devi assolutamente raccontare una, quindi chiudiamo con una barzelletta, mettici anima e cuore, vai. Top, ok, allora vediamo un attimino, dai, restiamo in tema di lavoro, di nostri colleghi che lavorano e che sono molto penalizzati nel settore dello spettacolo, nel settore dei Luna Park, dei circensi, questa gente qua, che saluto anche Dino Torinutti e Dino anche Bisi dell'American Disco, che sono grandissimi amici nostri anche. Amici nostri, come? Due regioni diverse, ma amici, amiconi in comune. Amicone, praticamente c'è il circo piazzato, suona il telefono nella della carovana, diciamo, del direttore del circo, risponde, va pronto? Salve, parlo col direttore del circo, fa sì. Cercate gente dello spettacolo, sì ma certamente c'è un po' poco lavoro in questo periodo, però cerchiamo, vada, cosa sa fare lei? Io faccio un cavallo parlante. Ma va, Ronzi, e mette giù. Passano 5 minuti, suona il telefono, pronto, salve, parlo col direttore del circo, sì, salve, sono il cavallo parlante di prima. Ma dai, ma non ci sto neanche, e butta giù il telefono. Passano altri 5 minuti, suona ancora il telefono, pronto, direttore del circo, sì, non metta giù il telefono che faccio una fatica con gli zoccoli a fare i numeri. Abbiamo la regia che sta sorridendo, incredibile, fortissimo, davvero forte, grazie Pippa, sei simpatico. Mamma, cosa c'è? Ah? La lavatrice che arruza. Era una Rexpa, forza che arruza, lascia stare, dai mamma, sempre in mezzo mamma. Regia, che vi ho portato, allora, oggi, amici a casa, grazie. Ma ultima cosa veloce, ma questi capelli biondi sono tuoi ovviamente. Ma dai, che soffitti sono, Pippo! Perché non ne ho più per quello. Grande, e viva il capello lungo, fai come me, ciao. Vai, Pippo, andiamo da stesso barbiere, vedo. Esatto, comunque. Grazie Pippo, un abbraccio. Grandioso, Alan, grazie mille per questo intervento, mi ha fatto molto piacere. Ci vediamo presto. Ciao Pippo. Ciao, grazie. Certo. Ciao.